Questo video racconta la storia della Biblioteca Universale. Era la storia che abbiamo creato con i ragazzi del laboratorio avanzato del Liceo Vittorini. Laboratorio teatrale, ma a causa della clausura per il coronavirus il laboratorio ha dovuto essere sospeso. Però ci piace lasciare questa testimonianza della storia che abbiamo creato, anche perché è una storia che ha cose da dire a noi e al nostro tempo. È una storia di fake news, in fondo, anche se nate soltanto come uno scherzo. Una storia che in qualche modo ci tocca, ci riguarda, forse ancora di più oggi che durante la clausura abbiamo visto moltiplicarsi da una parte l'informazione autentica, dall'altra parte appunto un'informazione manipolata. I ragazzi sono quasi tutti quelli che hanno partecipato al laboratorio e si limitano, con i limiti che dà un video registrato da remoto, a raccontare la storia che hanno creato. In un mondo sconvolto e profondamente cambiato da un'emergenza nazionale, oggi proveremo con la telematica a dare delle risposte ad uno dei grandi misteri delle ultime settimane, quello dei cinque ragazzi di Quarta Liceo Classico e della loro presunta scoperta di una biblioteca universale che contiene le risposte a tutte le domande, una vera e propria biblioteca di Babele. Come è cominciato tutto? Un martedì il prof di arte è entrato in classe e ci ha detto che avremmo fatto una gita ad Assisi con una puntata fino a Monte Cassino. È stato un lungo viaggio. Però è stato anche interessante. Sì, vabbè, però la parte più interessante è stata quando cinque dei nostri compagni si sono allontanati per un po' di tempo prima di ripartire per Milano. Il prof è impazzito. Però quando sono ritornati avevano un comportamento ambiguo e misterioso. Non è vero, noi eravamo normalissimi come sempre. Eravamo solo andati a cercare dei posti che non avevamo visto prima e dove non era previsto che il prof ci portasse. Fatto sta che sono tornato con una ritratta. Ma come sono andate le cose in classe? Si dice che i vostri cinque compagni siano diventati tutti più bravi e che i loro risultati siano migliorati. Beh, passati giorni dopo essere tornati a scuola, improvvisamente hanno cominciato a prendere bei voti. Noi lo sapevamo che scopiavano. Ma io non sapevo cosa pensare. Sembravamo dei geni. Sì, io confesso che mi sentivo Dio onnipotente. Com'è andato davvero? Abbiamo detto di aver trovato una biblioteca segreta, dove era contenuto tutto il sapere del mondo. Ovviamente non era vero. Abbiamo iniziato a studiare come pazzi per rendere tutto più credibile e abbiamo trovato dei modi innovativi per copiare. Visto? Io l'ho detto che copiavano. I vostri compagni, quando l'hanno scoperto, come hanno reagito? Beh, ripeto, noi lo sapevamo che copiavano. Inizialmente non credevamo alla loro storia, ma visti i loro ottimi risultati e le risposte a domande insolite. In verità, io ho sempre avuto i miei dubbi sulla biblioteca. Tutto è nato come uno scherzo, ma dovevamo renderlo il più credibile possibile. E noi ci siamo cascati in pieno. Sì, come dei polli. No, io invece ho sempre saputo che copiavano. Qual è stato l'episodio che vi ha fatto credere alla loro storia? Ma io mi ricordo di quando hanno parlato del fatto che Atlante è esistita davvero e che si trovava in Sardegna. Sì, devo ammettere che quella è stata una risposta abbastanza convincente anche per me. Non ci volevo credere, ma quando me l'hanno dimostrato ho pensato che davvero dovevano aver scoperto qualcosa di eccezionale. Mamma mia, quanto è stato faticoso studiare e illustrare la civiltà dei nuraghi. Io ho iniziato a crederci quando ho chiesto quanti gradi ci fossero su Plutone. Hanno risposto subito, senza esitazioni. La cronaca variano tra i meno 235 e i meno 10, 210 gradi centigradi. E sono rimasto a queste parole dopo il numero del Milan che ha vinto la Coppa dei Campioni del 78-79. Cudicini, Anquilletti, Schnellinger, Trapattoni, Rosano, Tomaltrasi, Gorin, Lodetti, Sormani, Rivera, Prati.
Ma quando si sono messi a parlare dei tardigradi? I tardigradi? Sì, sono degli animaletti che si ibernano e svernano così. Noi chiedevamo come sapessero queste cose e loro rispondevano che tutto era contenuto nella misteriosa biblioteca che avevano scoperto nel monastero. Fin qui però era tutto limitato alla vostra classe. E poi? E poi hanno cominciato quelli delle altre classi a venirci a chiedere se era vero. E hanno cominciato a chiederci di aiutarli con certi problemi o certi compiti di matematica e fisica. Ma a un certo punto tutta la scuola parlava di noi. Ma la svolta è stata quando abbiamo scoperto che ne parlavano anche i professori. Ovviamente c'era chi non ci credeva, chi sosteneva che stavamo imbrogliando. E voi? E noi niente. Abbiamo messo un'area da innocenti. Anche un po' offesi. E abbiamo fatti sentire in colpa. Sì, come se non avessero fiducia nei giovani e tradissero i principi pedagogici che credevano. E stessero tarpandoci le ali. Insomma, sappiamo che ne hanno discusso persino in collegio docenti. Alla fine è prevalsa la linea di darci fiducia. Come avete reagito? Abbiamo riso come dei pazzi. E pensato che forse potevamo approfittarne. Io non volevo e dicevo che ci stavamo spingendo troppo avanti. Sì, ma non potevamo più tornare indietro. Adesso veniva il bello. È andata quando vi hanno invitato in TV? Di noi si è cominciato a parlare sui social. Avevamo un sacco di follower. E un sacco di hater che ci coprivano di insulti. Ma di noi si sono iniziati a occupare anche gli organi di informazione. E così ci hanno invitato in TV. E com'è stato? Beh, non è stato facile. C'era chi tra noi non voleva accettare l'invito per paura di essere scoperto. I miei genitori non volevano che andassi in TV. I miei invece non ne sapevano niente. Infatti sono ancora in punizione. Alcuni di noi volevano rivelare tutto, ma alla fine li abbiamo convinti. Dovevamo andare fino in fondo. Ma ci siamo resi conto che non potevamo più fermarci. C'eravamo dentro fino al collo. Noi invece eravamo abbastanza fieri di loro, anche se continuavano ad essere increduli. Però erano in TV, qualcosa di vero doveva esserci per forza. Mamma mia, quanto abbiamo studiato prima dell'apparizione in TV. Temevamo di fare una di quelle figure. Però quell'invito ha pure creato delle tensioni tra di noi, proprio perché eravamo stressati. Invece guardate che siete stati proprio bravi. Sì, bravi a copiare tutto il tempo. Io ammetto che avevo tutto scritto sull'etichetta della bottiglia d'acqua. Le domande erano concordate con l'intervistatrice. Sì, ma poi dovevamo solo raccontare com'era andata, mica rispondere a un quiz. Però bisogna ammettere che hanno anche avuto un grande successo con l'apparizione in TV. Oggi voi siete degli influencer. Com'è successo? Io non volevo essere famoso. La gente ha questo continuo bisogno di certezze e noi potevamo garantirle. Sì, le persone si fanno influenzare facilmente, forse anche troppo. Pensare che c'è qualcuno che conosce tutto ti fa star bene. È come se non avessi più questa inquietudine sull'infinito. Come se l'infinito oscuro finalmente diventasse un infinito del tutto conoscibile. Insomma, ci si sente più tranquilli e sicuri. In realtà tutto ci è sfuggito di mano. Inizialmente la cosa ci piaceva, ma poi è diventata più grande di noi. Era incontrollabile. Sempre più persone ci seguivano sui social e ci chiedevano sempre più risposte. Confesso che a un certo punto ho dovuto un po' inventare, ma la gente mi credeva lo stesso. Pensi che a Monte Cassino è pure nato un business attorno alla biblioteca misteriosa, però non ci credevano. Negavano l'esistenza della biblioteca universale, anche se inizialmente pure loro sono andati a cercarlo. Ci hanno dato filo da torcere, infatti continuiamo a chiedere il loro perdono. Ma la gente non gli credeva, dicevano che erano gelosi di noi e che volevano tenersi il sapere tutto per sé. Com'è finita? Semplice.
Dunque hanno confessato la verità. Sì, la verità che copiavano. A dirla tutta, io lo avevo già detto ai miei genitori. Volevo semplicemente essere onesto. Anche io avrei ceduto, lo ammetto. Io infatti continuo a vivere con questo senso di colpa. I monaci però non ci hanno mai creduto davvero. Mentre alcuni compagni non ci parlano ancora. Beh, è difficile tenere la nostra vita dopo uno scherzo genere. Però dai, dovevano solo divertirsi un po'. E a me è piaciuto pensare di avere dei compagni che sapessero tutto e che potessero rispondere a qualsiasi nostra domanda senza esitazione. Sì, comunque chiediamo ancora scusa al mondo intero. Dunque, inizialmente ricominciato come uno scherzo, si è ben presto trasformato in un fenomeno mondiale che ha stravolto la vita di migliaia di persone. I 5 ragazzi coinvolti sostengono di aver detto la verità e che la biblioteca sia pura invenzione. Ma basta una piccola ricerca per vedere e crederci. Accusano i ragazzi di aver ritrattato tutto perché minacciati da qualche misterioso che non vuole che sappia